Cosa mi interessa però mettere in evidenza, oltre che questo dibattito allora sul Medioevo, e anche oltre alla sottolineatura del fatto che ormai il Medioevo viene effettivamente comunque concepito come epoca organica e caratterizzata dall'interno, con certe diciamo, vocazioni di civiltà e con certe caratterizzazioni permanenti di civiltà. Perché il fatto che Michelet queste caratterizzazioni le descriva tutte al negativo, comunque non pregiudica il fatto che per lui il Medioevo è un'epoca di civiltà, un'epoca negativa, ma è un'epoca di civiltà che comincia e che finisce, no? Perché col Rinascimento per lui è veramente un atteggiamento umano diverso che, come dire, che si sprigiona, che finalmente si libera e finalmente illumina la storia dell'umanità intera e quindi illumina anche l'eredità che il tempo moderno ha ricevuto dal passato. No? Per fortuna che a un certo momento è successo questo, ma il Medioevo esiste a questo punto, cioè non è una convenzione, è diciamo, un'epoca della storia, un'esperienza sintetica dell'umanità in un periodo determinato. Mi interessa però mettere in evidenza questo, allora, oltre che per la continuità di questa intuizione periodizzante dell'età medievale, perché anche Michelet comunque introduce, seppure non esplicitamente, comunque una articolazione interna dell'epoca medievale. Perché? Perché questa concezione, questa descrizione così oscura, così violenta della civiltà medievale, per lui funziona a partire dal XII secolo. Ed è la precisa caratterizzazione della civiltà europea tra il XII e il XV secolo. XV secolo compreso, perché come probabilmente sapete, in fondo il 400 in Italia è l'epoca dell'umanesimo, ma in Francia è ancora un periodo medievale, insomma, o perlomeno può essere, se stiamo dentro questa logica delle periodizzazioni, può essere considerata ancora un periodo appartenente al Medioevo. E per Michelet è certamente l'epoca che ancora è caratterizzata in questi termini negativi che vi dicevo prima. E mentre per il periodo precedente, cioè sia pure dalle invasioni, ma soprattutto dalle prime forme di ricostruzione della società europea, cioè con l'impero di Carlo Magno, così, fino al XII secolo, fino all'XI, per Michelet, il Medioevo europeo ha maturato alcuni caratteri positivi, ha espresso alcuni caratteri positivi, caratteri che sono quelli più tradizionali, diciamo, quelli che noi associamo più facilmente, cioè spontaneità, genuinità, eroismo, lealtà tra le persone, solidarietà tra le persone. No, questi sono i caratteri della società militare prefeudale, possiamo dire, no? In un momento di fondazione dei legami tra le persone, della difesa del territorio che non è il territorio delle nazioni ancora, ma è il territorio della torre, del castello, del posto dove si abita, così, però della difesa solidale, della difesa in cui concorrono lealmente tutti gli individui che sono in grado di combattere. Lui ha un'idea così che non articola nel merito, non descrive, no, ma contrappone però un'epoca di questo genere a quella che propriamente invece esprime l'esperienza della civiltà medievale, che è l'epoca tarda allora. Quindi, ancora una volta, all'interno di questa percezione del Medioevo come un'epoca conclusa, diciamo, affiora la consapevolezza che non è comunque un'epoca unitaria al suo interno. Ci sono caratteri unificanti, ma ci sono anche varietà e ancora una volta queste varietà non vengono viste in senso genetico, cioè che il prima predispone e come dire, avvia il dopo, ma come contrapposizione, cioè un periodo in cui le cose vanno in un modo e un periodo in cui le cose vanno in un altro. Il passaggio non è interessante, perché stiamo descrivendo come dire, dei quadri sintetici di civiltà e non un'evoluzione genetica.
Ed è qui che insomma comincia a nascere la possibilità appunto di distinguere poi con una terminologia che può diventare accademica, così diciamo un primo medioevo e un tardo medioevo, se volete, un alto medioevo e un basso medioevo, se volete. Nessuno di questi autori usa queste parole, nessuno irrigidisce il concetto in nuove strutture di periodizzazione interna, no? Però la sensazione di questa variazione è esplicita e insomma, caratterizza il pensiero di questi studiosi. Cosa è successo successivamente, nella seconda metà dell'Ottocento? Nella seconda metà dell'Ottocento di solito si dice che la storiografia, insomma, è caratterizzata dal positivismo. Il positivismo viene inteso normalmente come quelle cose che si dicono, la fonte, l'esegesi della fonte, la pubblicazione delle fonti, l'erudizione, eccetera, eccetera, la rinuncia al giudizio. Tutte queste cose qua che sono vere soltanto parzialmente, insomma. In realtà, la seconda metà dell'Ottocento è un'altra epoca creativa di come dire, genialità strepitosa. Io sono assolutamente persuaso che noi oggi viviamo delle idee che sono state partorite nella seconda metà dell'Ottocento. Per quanto riguarda l'indagine storica, direi che è allora che nascono due filoni che sono interessanti per il nostro problema di oggi. Insomma, uno è quello dell'associazione della ricerca storica con la ricerca delle scienze sociali, che non è una scoperta di Annald. Annald sì, non è Marc Bloch soltanto. Marc Bloch ha degli antenati che risalgono molto indietro, no? La mitizzazione di Annal probabilmente è tempo, beh, del resto non sto scoprendo niente, è già da tempo avvenuta la demitizzazione di Annal, è proprio nella cultura tedesca della seconda metà dell'Ottocento che questi problemi di rapporto tra le scienze sociali e l'indagine storica vengono messi a fuoco, maturati, sperimentati e via dicendo. Ma l'altra cosa che ci interessa in particolare è che a fronte di queste valutazioni fortemente ideologiche, fortemente empiriche, così impressionistiche della civiltà medievale, nella seconda metà dell'Ottocento si entra dentro una indagine molto più complessa, analitica e significativa, che è orientata a quello che a me piacerebbe chiamare l'indagine sul cosmo medievale, cioè sul mondo medievale, sul mondo della cultura medievale, indagata nelle sue caratteristiche specifiche, non generiche, non generiche come i romantici, nelle caratteristiche specifiche, analitiche, fondate certo su una conoscenza migliore, ma fondate anche sull'esplorazione di certi settori della civiltà medievale che devono essere conosciuti meglio, in maniera non impressionistica. Sostanzialmente i settori che io individuerei sono il settore delle letterature medievali, propriamente medievali, no? E poi il settore dell'arte medievale, propriamente medievale. Questo si sviluppa nella seconda metà dell'Ottocento e ancora nei primi decenni del Novecento. Secondo me è proprio il caratteristico, per quanto riguarda l'indagine sul Medioevo, sono proprio le grandi acquisizioni, come dire, i grandi passi avanti nella conoscenza non solo dei fatti, ma nella definizione di questa civiltà medievale, se una civiltà medievale può essere definita in maniera sintetica, no? Ed è lì che appunto, diciamo, se restiamo in un panorama francese, abbiamo i grandi studi sulle chansons de geste, sulla tradizione Gaston Bédier, per intenderci, e per quanto riguarda la storia dell'arte, vabbè, tutti i grandi progressi della conoscenza tecnica delle costruzioni medievali, e poi la grande interpretazione, quella che secondo me è una personalità notevolissima, la grande interpretazione del significato intellettuale dell'architettura medievale, che è stata fatta da Émile Malle. Émile Malle è uno storico dell'arte, non esclusivamente medievale, ha studiato anche l'arte della Controriforma, insomma è un personaggio di larghissimi orizzonti, ma quello che è caratteristico nella produzione di Malle è l'interpretazione della creatività artistica medievale come espressione di un universo intellettuale noto e rigorosamente definito. Cosa voglio dire? Certo, questa è una bella frase, però non vuol dire niente. Allora, che cosa vuol dire questa frase? Secondo Malle, l'architettura,
la decorazione, la pittura, la scultura medievale non fanno altro che esprimere in pietra, esprimere attraverso la comunicazione visiva, un sistema concettuale che è stato elaborato, un sistema dottrinario che è stato elaborato dai teorici, dai teologi, dai moralisti, e che è stato costruito come sistema. Questo sistema costituisce propriamente il patrimonio intellettuale dell'età medievale nel suo pieno fiorire, patrimonio intellettuale di un'età che si pone precisamente nel XIII secolo. Tra il XII e il XIII secolo si costruisce una civiltà intellettuale e artistica di altissimo valore e di altissima coerenza interna, di altissima consapevolezza interna, che è propriamente la civiltà medievale. Quella per cui il Medioevo costituisce un'eredità importante per l'età moderna sotto il profilo di che cosa? Beh, sotto il profilo dello sviluppo non tanto della civiltà politica, questo sarebbe sbagliato dire, ma dello sviluppo della civiltà artistica, della civiltà estetica, della civiltà intellettuale, dell'educazione. No? E proprio il XII e il XIII secolo, l'epoca che per Michelet era quella in cui era stato creato in Europa un popolo di imbecilli, e invece nella più matura, più attenta e più simpatetica percezione di Malle, l'epoca in cui la civiltà medievale esprime un altissimo, come dire, un'altissima sintesi enciclopedica del sapere, della comprensione dell'umanità e anche un altissimo livello di capacità estetiche. In sé. Ma le capacità estetiche per Malle sono sempre espressione di un significato intellettuale. E questo è uno sforzo straordinario, a mio modo di vedere, per costruire precisamente quello che è il cosmo del Medioevo, cioè il complesso di raffigurazioni, di idee, di valori che caratterizzano l'età medievale, che caratterizzano la civiltà medievale, che costituiscono il suo, come dire, portato più maturo nella, evoluzione non tanto della civiltà europea, ma in generale, diciamo, della civiltà. Ma lo sto studiando un pochino in questo periodo, ma recentemente è stato fatto anche un convegno all'École française a Roma, proprio dedicato a lui, perché Malle è stato tra l'altro anche uno dei direttori dell'École française. E devo dire che insomma è una personalità veramente molto molto significativa. Però questo perché ve lo dico adesso? Non tanto per tirare fuori dei nomi uno presso l'altro, ma perché in questo orientamento di studi, di attenzione, di indagine più consapevole, insomma, della civiltà medievale, meno ideologizzata, se volete, in questo la civiltà medievale, il momento, diciamo, essenziale, sinteticamente rappresentativo, è il complesso di secoli che vanno a estenderli tanto dall'undicesimo al tredicesimo, forse al quattordicesimo, ma soprattutto dodicesimo e tredicesimo secolo. E questa è l'epoca in cui si definisce una, come dire, una visione sintetica, una descrizione sintetica del Medioevo, che è quello che nella tradizione della storiografia francese viene chiamato il Moyen Âge classique. No? Cioè l'epoca veramente medievale, in cui il Medioevo è maturo e dice delle cose importanti, e dice delle cose che sono, che comunicano anche con la sensibilità moderna. L'epoca precedente è considerata come un'epoca di formazione. Un'epoca di lenta costruzione, o se volete, di lenta ricostruzione, sulla base prima così, di un'eredità romana compromessa e di un apporto germanico incerto, no? E poi sulla base di una consapevolezza sempre crescente, di una sì, riflessione che la stessa società medievale, gli intellettuali, fanno sulle loro premesse, sulle loro condizioni.
convinzioni, sui loro valori, così, ma sempre a un livello di preparazione, a un livello di incompiutezza. La civiltà precedente, la civiltà del Medioevo precedente, il XII e il XIII secolo, è una civiltà sostanzialmente incompiuta, una civiltà ancora arcaica, una civiltà balbettante, che mette faticosamente insieme, cerca di associare una quantità di elementi che poi sfociano certamente nella sintesi del XII e XIII secolo, ma la sintesi ha, come dire, un grado di compiutezza e di rappresentativa e di significato che è incomparabilmente superiore.